Giffoni Valle Piana alla sua Multimedia Valley. La cittadella del cinema, sempre sognata da Claudio Gubitosi, si arricchisce di altre strutture che fanno crescere l'offerta e la disponibilità per i tanti progetti che ruotano intorno al festival che inaugura la 47esima edizione. Una mattinata istituzionale, quella vissuta nel comune dei Monti Picentini. La presenza del sottosegretario di Stato Maria Elena Boschi, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dei sindaci del territorio e delle altre rappresentanze delle istituzioni regionali e locali. La Multimedia Valley è una realtà dopo anni di attesa, di prime pietre messe e rimosse, di un cammino burocratico e pratico che ha raggiunto il suo traguardo. Allora, buongiorno, eccoci qua, siamo pronti e abbiamo voluto fare più che un taglio del nastro, un taglio di un filo, e c'è una motivazione. Questi palloni voleranno, sì, però si fermeranno sopra la Multimedia Valley. È il giorno in cui non si ferma un progetto, ma parte un progetto. Quindi è simbolico. Quindi questi palloni che rappresentano il colore dell'Europa è la nostra bandiera. E come vedete lì ce n'è un'altra grande bandiera che domani scopriremo. È il segno di questa Italia che funziona, di questa Campania e di questo paese, questa città che sta facendo delle cose. Il giro istituzionale è la premiazione per i vincitori del concorso School Movie, un concorso che ha coinvolto circa 6.000 bambini appartenenti alle scuole primarie e secondarie di 42 comuni campani, una giornata che ha fatto da prologo alla mattinata di inaugurazione ufficiale. Infatti, domani a Giffoni arriverà il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, che aprirà la 47esima edizione del Giffoni Experience, che fino al 22 luglio animerà le strade di Giffoni di vita e di colori, per un momento di gioia aperto alle famiglie, che potranno vivere un programma intenso.